Ne abbiamo di roba, da guardare oggi. Salve a tutti ladruncoli e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre il vostro carissimo Lupin. Ed oggi andremo a spolpare questo bel bustone pieno zeppo di volumi di fumetti americani, anche datati, che mi sono stati regalati letteralmente da un carissimo amico Luca, a cui mando un bacione e un abbraccio, sei un pazzo. C'è un po' di Spider-Man, un po' di Batman, ma andiamo con calma. Prima di tutto vi ricordo che se volete supportare me e il mio nascondiglio lo potete fare iscrivendovi al canale. Mi raccomando, stiamo per arrivare ai 6K, quindi forza, forza, forza. Su, iscrivetevi, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su video futuri. Prossimo step, 10K. Io ci credo in questo traguardo. Come sempre vi lascio tutti i link in descrizione dei miei altri social, seguitemi anche lì e principalmente su Instagram, e oltre a quelli lascio anche i link di riferimento di tutti i social di Luca, che parla ma vende soprattutto fumetti americani. Vi lascio il Vinted e il suo TikTok, dai, andatelo a trovare e dite che vi ho mandato io, è il minimo dopo tutto. Cioè ragazzi, io non so se prima si è visto nella intro, ma cioè ragazzi, è un paccone micidiale, io non so come ne usciremo da questo video. Ma non indugiamo troppo e let's go! Iniziamo subito con uno dei miei fetish americani, fetish fumettistici americani, ovvero il grande pipistrello di Gotham, e vi faccio vedere Batman Reptilian di Gert Ennis e Liam Sharp. Batman Reptilian fondamentalmente racconta dell'aspetto più affascinante di Batman, ovvero quello legato all'origine della sua psicologia, delle sue motivazioni e di ciò che lo sprona nella sua battaglia contro il crimine. Questo progetto venne precedentemente pensato da Ennis per le matite di Steve Dillon, che sfortunatamente venne a mancare poco prima dell'inizio del progetto. Ma ora, grazie ai pennelli di Liam Sharp, la storia prende vita, caratterizzata dal suo stile pittorico che unisce espressività tipica del personaggio con l'estetica grottesca. Peccato che il mio amico non sia così fan di Batman, ma più verso Superman. Fatto sta che è finito nelle mani più adeguate e non vedo l'ora di gustarmelo a pieno. È uno dei ragni dello Spider-Verse che amo di più, insieme a Miles Morales, di cui ultimamente sto leggendo alcuni spillati, come ben sapete, ma lui ha un certo fascino e sappiamo bene il perché. Sto parlando di Spider-Man 2099. Ho alcuni dei primi albi del 1993, eccoli qua, dove vengono narrate le origini ma anche delle mini avventure non solo di Miguel O'Hara ma anche di tanti altri, tra cui anche The Punisher. Punisher 2099 sempre, attenzione. Ma vediamoli più nel dettaglio. Miguel O'Hara è un ragazzo nato in Messico e cresciuto a New York. Lavorando ad un esperimento sulla mutazione genetica degli animali, principalmente guarda un po' il progetto Ragno, l'ottuso e invidioso capo progetto Aaron Delgato lo spinge a sperimentare su un uomo. Lui si rifiuta, tenta di rassegnare le dimissioni e discute con il boss, Tyler Stone. Tyler, per tutta risposta, lo costringe a rimanere, somministrandogli con l'inganno il Rapture, una droga allucinogena che crea fortissima dipendenza. Miguel torna nei laboratori per applicare le sue teorie mutageniche su se stesso per eliminare la droga, ma l'invidioso Aaron Delgato sabota le macchine. Miguel ne esce vivo, ma mutato. Dopo aver ucciso Delgato, Miguel scopre di aver acquisito capacità ragnesche, simili a quelle dell'ormai dimenticato eroe del XX secolo, Uomo Ragno. Certo, non è tutta la serie completa, ma comunque fa sempre piacere avere degli albi datati nella propria collezione. E non vedo l'ora anche di gustarmi le avventure di Miguel O'Hara. Ecco. Infine, due albi della serie che usciva in edicola, Le Leggende DC, di cui ho già qualche numero su Batman, ma non mi interessava all'epoca così tanto completarla del tutto, mi sono ritrovato con altri due albi di quella collezione, quindi ben venga. Sto parlando di Crisi sulle Terre Infinite parte 1 e Crisi sulle Terre Infinite parte 2. Vi ricordate della questione del primo film di Sonic, dove, a causa delle tante lamentele dei fan, l'aspetto estetico del personaggio venne cambiato? Benissimo, Crisi sulle Terre Infinite nasce nello stesso modo.
All'epoca lo sceneggiatore Marv Wolfman insieme al disegnatore George Pérez stava lavorando non solo alla serie The New Teen Titans, ma anche alla continuity delle storie di Batman, Superman e Green Lantern. L'idea di questa grande storia per fare un po' d'ordine nella complessa continuity DC arrivò sotto forma della missiva di un lettore, dove si lamentava proprio di questa enorme confusione nel comprendere i fumetti dei suoi beniamini. Wolfman e Pérez si misero subito al lavoro raccontando la storia di un Flash che, vibrando senza volere attraverso la barriera tra le dimensioni, aveva mostrato a tutti l'esistenza di diverse alternative del pianeta Terra. Vi dirò la verità, non sono mai stato un grande fan del multiverso DC, però è sempre una buona scusa per recuperare qualche albo interessante. E questi erano fondamentalmente gli albi e gli spillati che mi sono stati regalati dal mio amico Luca, a cui mando un bacione e un abbraccio, grazie davvero, grazie, grazie, grazie per tutta sta roba incredibile. Ma hey, non è finita qui, cosa credete? Adesso vediamo i miei recuperi fatti in un mercatino dell'antiquariato. Roba vintage, delle chicche stratosferiche! E iniziamo subito corbotto con il numero 1 di Ghost Rider del 1994. Quando sono nato io, madonna, c'ha quanto me sto albo. Guarda qua, Che giovinezza. Lui è un po' deperito, io già un po' meglio. Attenzione, non stiamo parlando dello stesso Ghost Rider dei film di Nicolas Cage, ovvero Johnny Blaze. Johnny Blaze è il primo Ghost Rider. Qui ci vengono narrate le vicende del secondo Ghost Rider, ovvero Danny Ketch, che venne a contatto con lo spirito della vendetta toccando una moto posseduta da esso stesso. Quel tocco di tamarragine legato al mondo esoterico che mi ha sempre conquistato, non ci posso fare niente. A me ste tamarrate piacciono. Torniamo nel Ragnoverso, nello Spider-Verse, con l'Uomo Ragno Deluxe numero 8 del 1995. In questo brossurato vengono raccontate le storie del Ragno Rosso, ovvero Ben Reilly, un clone. Eh sì, un clone creato dal folle scienziato Miles Warren utilizzando il DNA di Peter Parker. Ricordi, incertezze, dubbi, difficoltà metteranno alla prova il nostro Ben, proprio come l'Uomo Ragno originale. Tra un combattimento e l'altro con Venom e compagnia bella. Scarlet Spider o il Ragno Rosso è uno tra i miei ragni preferiti e quindi non potevo lasciarmi scappare nemmeno questo albo. Oltretutto ci sono anche dei combattimenti con Venom, Carnage e tanti altri simbionti, quindi se gode. Torniamo a parlare di Spider-Man 2099, numero 26 del 1995. Come ci suggerisce anche il titolo della copertina, The Web of Life, Joe St-Pierre e Peter David ci rivelano una grande verità su Miguel O'Hara. Tyler Stone, colui che ha iniettato con l'inganno il Rapture a Miguel, è molto più vicino a lui di quanto lo si pensi. Cos'altro possiamo dire oltre a quello di cui abbiamo parlato poco fa? Beh, che in questo volume sono presenti anche dei mini racconti sull'infanzia di Miguel O'Hara. Quindi andremo a spulciare ancora di più il passato dell'uomo dietro la maschera. Ultimo recupero personale, ma non meno importante, anzi, a voglia se è importante, Wolverine serie oro, vecchio Logan. Eccolo qua, madonna, è grandissimo sto album, non ci entra, aiuto. Il futuro. I supercriminali si sono riuniti e hanno sconfitto i difensori della Terra, spingendo i pochi sopravvissuti a nascondersi. Tra questi, Wolverine, Occhio di Falco e i figli di Hulk. Mark Millar e Steve McNiven ci trasportano in un'atmosfera distopica, in questo mondo afflitto dall'arroganza dei supereroi. Ho dato una piccola sfogliata prima di mettermi alla lettura e tante cose non mi sono chiare, c'è tanta confusione nella mia testa. Ciononostante stiamo parlando di un albo di Wolverine, uno dei miei personaggi degli X-Men preferiti, oltre a Ciclope, quindi non potevo lasciarlo sulla mensola, oltretutto, non del mercato dell'antiquariato, ma di un mercatino, la catena di negozi di cui Luca Di Carta conosce molto bene e mensilmente fa man bassa, di tanti... tante piccole perle e tanti gioiellini, e poi c'è gente che rimane a bocca asciutta. Maledetto. Oh, per Roma non c'è più niente. Arriva lui, prende tutto e non lascia nulla. Maledetto. Ciao Luca. Questo video lunghissimo si conclude qui, non so quanto durerà, spero poco, spero per voi poco, ma spero che vi sia piaciuto. In tal caso,
Se lo è stato, vi invito a lasciare un bel mi piace di supporto, di iscrivervi se non l'avete ancora fatto per far parte della mia banda di ladruncoli e per supportare me e il mio nascondiglio, ve lo ripeto sempre. Trovate tutti i link sotto in descrizione e noi ci vediamo molto presto, sempre qui, sul mio canale Lupin Channel, ma soprattutto sempre in vostra compagnia. Bye bye! Grazie ancora Luca. Un bacio, grazie.